Ciao amici, ci ritroviamo per un'altra bellissima ricetta, una ricetta ancora di mare e prepareremo in particolare delle mezze maniche al ragù bianco di triglie. Che cosa ci occorre? Naturalmente le mezze maniche, no? 100 o 200 grammi a seconda di una persona o due. Questa sera cucinerò per me, quindi un 100-120 grammi di mezze maniche, un ciuffo di prezzemolo, uno spicchio d'aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, carota, sedano, cipolla e naturalmente le triglie che poi andremo a preparare e vi farò vedere come. Olio extravergine di oliva, un po' di pepe e naturalmente sale e acqua per la pasta. Bene, eccoci pronti. Abbiamo eviscerato le triglie, gli abbiamo tolto le scagliette, adesso andiamo a fare i filettini. Quindi togliamo tutte le branchiette. Ecco qua, le pinne dorsali. A questo punto tagliamo anche la coda. Non la buttiamo, la conserviamo, così come anche la testa che ci servirà per preparare un fumettino che ci servirà per la cottura. Con un bel coltello per filetti andiamo a fare i due filettini. È stata un po' più resistente. Ed ecco pronti i nostri filettini con via la pelle e anche tutte le frattaglie con il quale andremo a preparare un delicato fumetto. Abbiamo messo nella pentola con l'acqua insieme a un po' di prezzemolo le teste e le bische delle triglie con il quale prepareremo un bel fumettino che ci servirà dopo per insaporire le nostre mezze maniche. Ecco amici, abbiamo iniziato la preparazione. Il fumetto sta andando dolcemente, abbiamo messo la pentola con l'acqua per la pasta, adesso andiamo a preparare il ragù. Accendiamo la pentola e mettiamo dell'olio extravergine. L'olio è caldo, mettiamo uno spicchio d'aglio che poi andremo a togliere. E versiamo il nostro trito di carota, sedano e cipolla. Gli faremo dare proprio una leggera rosolatura, dopodiché andremo a prendere un po' del nostro fumetto e con un colino a maglie piccole lo filtriamo e lo aggiungiamo al trito di carota, sedano e cipolla. L'acqua per la pasta bolle. Quindi saliamo e caviamo le mezze maniche. A questo punto possiamo andare a togliere l'aglio e uniamo i filetti di triglia che abbiamo ridotto a pezzetti, eccetto uno che faremo cuocere con attenzione in quanto ci servirà poi per la guarnizione. Sfumiamo con il vino bianco, togliamo pure il filetto intero di triglia che ci servirà dopo per guarnire il nostro piatto, versiamo ancora un po' di fumetto sempre con il colino e lasciamo cuocere. Il nostro ragù è quasi pronto, diamo appena appena una leggera salata
una tritata di pepe e un po' di prezzemolo. Amalgamiamo per bene e lasciamolo cuocere ancora un attimo. Aggiungiamo ancora un mezzo mestolo di fumetto, sempre filtrato. Alziamo la fiamma e facciamogli dare l'ultimo colpo di cottura. La pasta è cotta, adesso andremo a scolarla. Il nostro ragù è pronto anche lui. Io direi che possiamo scolare la pasta ed impiattare. Abbiamo scolato la pasta, l'abbiamo rimessa nella stessa pentola. Adesso andiamo ad aggiungergli un po' del nostro ragù. E la amalgamiamo per bene. Ecco. E adesso possiamo proprio impiattare. Il piatto è pronto, possiamo andarcelo a gustare. Ciao amici, alla prossima ricetta.